Shalom, pace a voi, buona domenica. È la seconda domenica di Pasqua, si conclude l'ottava di Pasqua. È la domenica che comunemente noi chiamiamo Domenica in Albis, la domenica in cui Gesù appare di nuovo ai Suoi discepoli per confermarli nella fede. È la domenica di Tommaso, l'apostolo che stenta a credere, ma poi cede di fronte alla presenza del Signore. E questa domenica Giovanni Paolo II ha voluto che fosse la domenica della Divina Misericordia, secondo le rivelazioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska. È la domenica nella quale dobbiamo rinnovare la gioia della risurrezione e dobbiamo avvertire la presenza di Cristo in mezzo a noi. Shalom a voi, cari anziani e cari malati. Come sempre per voi, il mio saluto, il mio augurio di pace e di serenità. Viviamo questo tempo difficile, viviamo questo tempo di turbamento, però il Signore viene in mezzo a noi e dice pace a voi. E quella pace del Signore riempie il nostro cuore. Shalom a voi, cari ragazzi e cari giovani. State vivendo esperienze nuove, di cultura, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, di fede, di esperienza. State vivendo e facendo esperienze nuove, cari ragazzi e cari giovani. Il Signore oggi dice a voi, guardate le mie mani e i miei piedi, sono io. Aprite il vostro cuore, incontrate il Signore. Shalom a voi, care famiglie. Nelle famiglie in questo periodo si vivono i momenti forti, l'intimità familiare, l'unione familiare, si vivono esperienze anche a volte momenti difficili. Però il Signore viene proprio nelle famiglie, come andò nel luogo dove si trovavano i discepoli, per incontrarli e portare loro la pace. Viene nelle nostre famiglie dicendo pace a voi. Shalom a voi, cari telespettatori. È la domenica in cui Gesù si presenta di nuovo ai Suoi discepoli, perché la prima volta mancava Tommaso. E quindi Gesù vuole che i discepoli lo riconoscano come il vivente, il risorto. Non come qualcuno che vive al di fuori del mondo, ma dice guardate le mie mani, guardate i miei piedi, sono io il crocifisso risorto. E questa è la gioia e la speranza del cristiano, il Cristo risorto che è colui che ha sofferto per l'umanità. Di qui nasce in noi la speranza. Ma Gesù vuole che noi viviamo una profonda esperienza del suo amore nella riconciliazione. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Gesù viene perché vuole donare a noi la gioia, la pace di Dio che è il perdono. E qui si inserisce la bella festa della Divina Misericordia. La Divina Misericordia è l'amore di Dio rivelato in Cristo. Cristo che si è donato a noi, che ha sofferto per noi, che ha dato la sua vita per noi. La misericordia di Dio è la massima espressione di quell'amore che non guarda i limiti e i peccati dell'uomo, ma guarda l'uomo nella sua dignità, nella sua importanza. Per il Signore noi siamo tutti importanti. E allora, come ci dice la devozione alla Divina Misericordia, confido in te, confidiamo in te. Ecco, Signore, tu vieni in nostro aiuto, tu vieni incontro a noi, tu in questo momento ci visiti e noi confidiamo in te, confidiamo nella tua misericordia, confidiamo nel tuo amore. Noi siamo certi che tu vieni, la nostra fede deve essere rinnovata e rafforzata. E come Tommaso, come l'Apostolo Tommaso, vogliamo dire al Signore, mio Dio, è l'espressione più vera, più profonda, più matura della nostra fede. È la festa della Divina Misericordia, è la festa dell'amore di Dio. Apriamo il cuore e come i discepoli gioiamo nel vedere il Signore. È il Signore che viene in mezzo a noi, dona a ciascuno di noi la sua pace. Shalom, pace a voi, buona domenica.